ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Gianni, ti ricordi che nelle scorse puntate abbiamo lanciato una nuova iniziativa? Sì, sì. Quella di chiedere ai nostri amici che cosa vorrebbero vedere al Gormiti Show. Esatto, mandateci le vostre idee a gormitishow.gormiti.com. E tra l'altro, ci è arrivata un'idea, Sì, oggi ci è arrivata l'idea di Alessandro. Ci ha chiesto di mandare in campo i Gormiti della nuova stagione. Ok Giada, metteremo in atto questa idea. Ma come? Dobbiamo scegliere con quali Gormiti allenarci, giusto? Hai ragione. Però, faremo il pari e dispari gormitico! Sì, mi piace! Allora, io voglio essere pari. Ma no, aspetta, non si fa così, Giada. No, bisogna scegliere, sì, dispari o pari. Ok, però ci mettiamo in posizione e poi si dice pari. No, io volevo essere io pari. Va bene. Io pari. Perché volevo esserlo io. Va bene. Pari, dispari. Gormiti! 5 più 2, 7, dispari. Mio! Allora devi scegliere tu per pari. Allora, fammi pensare. Voglio combattere con il popolo, con il popolo, con il popolo del magma. E allora io voglio l'oceano. Va bene, ora ti arrabbiare. Ok, già, io voglio l'oceano. E allora tu, magma io, oceano tu, io facciamo il popolo dei cristalli. E allora resta quello del cosmo per me. Ok, ci stai? Sì. Iniziamo la sfida? Siamo sì. Pronti? Beh, iniziamo. Iniziamo presentando gli eroi di questa puntata. Allora, io per il popolo del magma ho deciso di schierare Koga, pura energia vulcanica. Io invece per il popolo del cosmo, Tifon, tempesta vivente. Allora, Koga, grazie al suo scudo impenetrabile, non solo riesce a evitare gli attacchi dei nemici, ma può spazzarli via scagliando contro di loro un getto di pura energia del magma. Invece Tifon è diventato ancora più forte grazie all'energia alfa. E sai che cosa può fare? Dimmi. Con i suoi attacchi riesce a scagliare i suoi nemici a centinaia di chilometri di distanza. Wow, è davvero fortissimo, fortissimo come Koga. Che ne dici di guardare loro in azione? Dai, mi piace. Mettetevi al riparo, ora è molto più forte. Dovevamo continuare a raccogliere frutta. Non è male come idea. Che schifezza è questa robaccia? Schifo, schifo, schifo! Non capisci niente. Riesco a... Il mio magma! Guardiano, credo che l'Eclipsion voglia del magma. Possiamo accontentarlo. Yeah! Magma selvaggio! Gianni, ma questo è il nuovo numero del Panini Magazine? Sì, è il nuovo numero del Panini Magazine, quindi. Dai, posso vederlo? No. È mio. Perché? Dai, mio. Apriamolo, vediamo che facciamo. Allora, Giada, devo dire una cosa. Allora, facciamo così. Adesso lo apriamo. Ferma e non toccarlo, sono geloso delle mie cose. E poi... No. Ma dai! No. Guarda un po' chi troviamo dentro, Giada, in questo nuovo Panini Magazine. Sei pronta? Oh! È saltato fuori. Sei L'ho pronta? Visto! Sì! Lord Electron in versione d'oro! Ma è bellissimo! D'oro. Dai, posso vederlo? No. Ma perché, Johnny? Perché questo rimane a me, questo rimane a te, Giada. È la regola. Vediamo che cosa c'è dentro. Ok, allora vediamo. Troviamo tantissimi fumetti inediti, poster da appiccicare in cameretta. Sì, assolutamente, tanti giochi. Tanti giochi, da fare. Da fare, laboratori, e ci siamo anche noi! Ci siamo anche noi, anche in questo numero. È vero, che bello, Gormiti Show, anche sulla rivista. E un sacco di giochi, un sacco di giochi. Allora Giada, guarda. Sai che mi è venuta un'idea, Gianni? Aspetta che mi sto guardando bene questo. Mi è venuta un'idea brillantissima. Bellissimo. Ascoltami! Tutto dorato. Mi è venuta un'idea brillantissima. Quindi è brillantissimo anche lui. Appunto. Cosa c'è? Dai, dimmi. Potremmo mettere in palio, sì, Lord Electrion d'oro. Sì. In una sfida di collezionabili. Chi vince lo avrà. Ma perché? Scusami, se l'ho trovato io me lo tengo io. No, io voglio sfidarti. Ah, va bene già da perché. E vincerò questa volta perché lo voglio. Allora, dimmi una cosa, rispondimi. Sì. Perché vuoi perdere?
Johnny, sei pronto ad andare a casa con le mani vuote? No, Giada, assolutamente no. E poi io non ho capito perché ancora abbiamo messo in palio Lord Electron che ho trovato io. Perché è oro e non è giusto che ce l'hai solo tu. Dammi la possibilità di averlo anche a me. Ah, va bene, tanto vinco. Con quale bustina no, vuoi perdere? No, vincerò io. Allora, io scelgo questa. Giada, no, quella no. Perché? Va bene, va bene. Perché quella vincente, forse? Perché lo sai che io vedo oltre. Apri la tua e non guardare. Vedo oltre. Oltre, guarda la tua. Che hai trovato? Ecco, io lo sapevo che trovavi lui. Allora, io ho trovato Palladium. Va bene, Giada, va bene, va bene. Sono comunque contento. Io ho trovato Tifon. Allora, sulla vabbè, card? Palladium contro Tifon. Allora, che numero hai? Sulla card... Mi sveglio, mi sbuccio. Io sulla card ho trovato il numero... 7! Anch'io ho trovato il numero 7. Oh, forse vinco! La sfida si fa emozionare. No, e sotto al piede che cosa hai trovato? Tu? Io il numero 3. Anche io il numero 3! Ma non ci posso credere! Te lo giuro, guarda! Anche io! Non ci posso credere, cioè, sono contente! Però aspetta! E quindi adesso chi lo tiene? Facciamo così, lo teniamo in palio per le altre sfide. Dai, ce lo teniamo tutte e due così almeno un po', per un po'. Poi non so chi okay, faccia. Ok, va bene. Allora, va bene. Proseguiamo? Ok. Oh Giada, ora è arrivato il momento della bacheca gormitica. Iniziamo con un bellissimo disegno che ci ha mandato Alessio. Ok. Allora, ha disegnato un nuovo gormita. È vero, un nuovo personaggio, leggiamo la dedica, vai. Allora, ciao Gianni e Giada, sono Alessio. Vorrei suggerire alla produzione del cartone animato il personaggio Seskel. Seskel. Ecco come dovrebbe essere secondo me. Un abbraccio. Wow, è bellissimo. È davvero bello, tra l'altro, fammi vedere un attimo. Hai i capelli come i tuoi, la barba come la tua. Ma sei tu, Seskel! Ma cosa stai dicendo? Somiglia più a te che a me! Ciao, Seskel, benvenuta! Non no, sei tu, Johnny. Non ci assomigli, non ci assomigli. No. Però, bello il nome Seskel, sì? Curioso. Bello, e anche il disegno, molto divertente. Ah, Alex Valenti ci ha mandato una bellissima foto piena, che adesso vi mostriamo qua. Piena di gormiti, ma quanti? Sì, ne ha davvero tantissimi, hai visto? No, proprio 400, tutto. 450.000, c'è una dedica, leggo. Beh, leggi la dedica. Ciao Gianni e Giada, ciao. Siamo Alex e Jarno. Vi inviamo questa foto per farvi vedere quanti gormiti abbiamo. Giochiamo tantissimo con i gormiti, vogliamo giocare anche con voi. Ah, un indovinello, c'è un indovinello. Bello, mi piace un indovinello. Anche a me. Nella foto riuscite a trovare l'intruso. Ci farebbe piacere anche se mandate in onda la nostra foto, vi seguiamo sempre. Allora, guarda Giada, guarda sulla torre, sotto. È vero! C'è un personaggio che a me non sembra un cos'è, gormita. Cos'è, un drago? Sì, un pupazzetto che assomiglia a un drago, un mostriciato. Forse l'abbiamo trovato. Forse lui, faccelo sapere, scrivici a gormitishow.gormiti.com la risposta. Siamo curiosi di sapere se l'abbiamo scoperto. Esatto. Giada, è finito anche questa puntata. Eh sì, purtroppo è finita. Cosa devono fare i nostri amici? Allora, questa è sempre la parte tua. Allora, devono seguirci su Facebook, Instagram e devono condividere il video, mettere tantissimi like, iscriversi al canale. Hai detto tutto fatto. Ho detto tutto io. Saluto da Johnny. E Giada, ciao. Thank you.